E dico subito, mentre che purtroppo non è con noi perché per motivi di salute non è potuto venire a Bologna il professor Franco Tagliarini, più anziano di tutti gli allievi del professor Bricola, primo tra gli allievi in ordine di tempo del professor Bricola, che però mi ha pregato di portare il suo saluto, il suo desiderio in spirito comunque di essere presente. Lo stesso mi ha pregato di fare il professor Marco Mantovani, che sarebbe voluto venire a intervenire anche egli, ma non ha potuto. Vi prego di venire, per cortesia. Pregherei tutti, quindi Zanotti, Picotti, Canestrari, Melchionda, Fornasari, di venire tutti qua. Adesso magari se tutti non ci stiamo. Detto questo, si è ricordato tanto il professor Bricola, io voglio dire poche cose anche per occupare davvero poco spazio. Voglio occupare poco spazio e direi, tanto per cominciare, tra le tantissime cose che dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dei principi, dal punto di vista dell'insegnamento sono state dette, non ne voglio aggiungere altro, però una cosa è vera, anche se è vera per lui, anche se solitamente lo si dice un po' per tutti, ma molto spesso invece per gli altri non è vero. Cioè il suo insegnamento ci serve ancora, ci serve molto ancora, non solo per l'alto livello scientifico, ma perché all'interno della sua opera ci sono alcuni caposaldi del suo pensiero giuridico e dei suoi principi che mostrano la loro necessità di essere ribaditi proprio di questi temi. Sono state citate le sue monografie, la sua immensa opera, diciamo minore, tanti articoli, tanti interventi. E io voglio soltanto tornare un attimo sulla discrezionalità nel diritto penale, che è un libro che esce e si occupa di diritto penale costituzionale, quando il diritto penale costituzionale era una cosa, diciamo pure, ancora in fieri, pochissimo conosciuta. Qui voglio fare un passo indietro, visto che tutti hanno portato ricordi. Quando Bricola fece il primo corso di diritto penale, collegato a questo che ho appena detto, anche se mescolo un po' e confondo, quando fece il primo corso di diritto penale io ho avuto un grande privilegio, ho un grande titolo, non per meriti, ma solo per meriti anagrafici. Ho seguito il corso di Franco Bricola quando è venuto a Bologna, il primo, io arrivai al terzo anno e lui cominciò a fare. E faceva lezione i tre giorni canonici, con delle bellissime lezioni. Io tutto pensavo meno che laurearmi in penale, tanto meno fare la carriera universitaria eccetera, seguire le sue lezioni con grande interesse. E il pomeriggio faceva una volta per settimana una esercitazione, chiamiamola, non l'esercitazione del forense, un seminario sul diritto penale costituzionale. Siamo nel 1967 o 6 7, l'anno in cui è venuto a Bologna, 67, che era veramente una cosa assolutamente sconosciuta. Quel seminario da cui sono state fatte quelle dispense che buttai giù io, mi spiace, sono noiose, però poi dopo sono state non poco utilizzate, che erano appunto gli appunti presi, poi girate col ciclostile perché non c'erano neanche le fotocopie. E torniamo allora alla discrezionalità, che era uscita da poco. Nella discrezionalità ci sono cose che vanno rilette. Il richiamo, per esempio, alla legalità come riserva di legge. Non c'è momento più attuale di oggi in cui, tutto sommato, questo è il principio meno forse osservato. Oggi anche tutta la garanzia è tutta spostata sulla prevedibilità, quindi sul fatto che esista la certezza, che poi è una certezza di cui bisogna parlare. Ma il discorso invece che la norma penale deve fare il legislatore e che non può essere retroattiva, che ci pone il problema di questo accidente di diritto vivente o malvivente, cioè del diritto che è creato dall'interprete, che è un diritto a posteriori, che viola la riserva di legge e viola la retroattività, perché non può che essere retroattivo se è creato a livello giurisprudenziale. Buono o ben fatto, o meno che sia, a volte è ben fatto, a volte è molto poco ben fatto, non mi interessa. Ma è il principio che quando la Corte Costituzionale, la dottrina lo ha rilevato, nella sentenza Taricco, per carità, per fortuna che ha deciso così la Corte Costituzionale,
però l'ha decisa tutta sul piano della prevedibilità, non ha detto è la riserva di legge, è il principio che è stato violato, è la riserva di legge, non ha avuto questa forza, perché di questi tempi la riserva di legge è come prerogativa e quindi come inerente alla divisione dei poteri, e non ci andava a leggere la discrezionalità. La stessa, in quello stesso libro, quando si parla della tassatività, non si parla mica della tassatività come prevedibilità rispetto al fatto che si è creato oramai una giurisprudenza consolidata e che quindi, come ci dice la Corte Europea, è questo che vale. E tanto si è creata in corpore vili, perché prima di crearsi la giurisprudenza consolidata, chissà quanti non consolidati decisioni ci sono state. No, la tassatività deve stare nella legge, non nella norma reale che viene costruita dopo. C'è una grande differenza. Quindi richiamarsi a questi principi dimostra questa grande attualità, questo rimettere, questa concezione. Non a caso ho insegnato il diritto costituzionale, lo ricordavamo prima. Cioè coniugare il diritto costituzionale, cioè il rapporto tra i poteri dello Stato, con i principi di riserva di legge, di tassatività, di certezza di diritto, di retroattività. E dicevo quindi riportarsi al suo insegnamento è importantissimo, la voce teoria generale del reato. La voce generale del reato per me è un ricordo meraviglioso. Ecco che anch'io quattro parole sui ricordi vorrei dirle. È un ricordo meraviglioso perché mi ricorda come si lavorava all'inizio col professor Bricola. Cioè qui siamo nel 1866 o 1966, cioè molto prima dei ricordi che sono stati qui evocati. E anche qui, per carità, se dovessi, come dire, indulgere ai ricordi che ho del mio maestro, credo che dovrei occupare dei giorni interi, ricordi anche simpaticissimi e piacevoli. Ma non voglio farlo perché sarebbe troppo lungo e poi qualcuno me li voglio tenere per tutti per me, come dire, con un fatto di egoismo. Come si lavorava? Io ho cominciato a lavorare con lui da studente, si può dire. Perché lui venne a Bologna, non aveva famiglia, non era sposato, passavamo i giorni in istituto, in quello stanzone che allora, che adesso non c'è più, che era in fondo al corridoio dell'istituto, già da laureato io studiavo lì e lui era lì e si chiacchierava insieme. Poi io mi sono laureato, ho avuto quest'altra fortuna che non è un merito, cioè è stato il suo primo laureato, poi l'anno dopo arrivò Filippo Sgubbi e si viveva insieme e si discuteva insieme. Io ricordo, tra l'altro abitavo in via Todaro dove c'era un terrazzo, perché all'ultimo piano chiacchieravamo lì fuori e quello, questa riflessione in cui chiaramente le riflessioni erano dei pulcini, ascoltavamo, guardavamo, orecchiavamo, mettevamo bocca però, e ce la mettevamo anche perché erano tempi in cui politicamente ci sentivamo tutti di dire la nostra, anche se io avevo 22 anni o 23 anni. Se voi andate a vedere c'è una nota della voce, che era a pagina 9, la nota 14, in cui si dice: molti di questi argomenti sono frutto forse della discussione con i miei allievi. Io ho tra l'altro, e lo tengo lì come una reliquia in una teca, l'estratto che mi mandò con la dedica a Gigi perché porta avanti il discorso da mio iniziato, mi vergogno solo a leggerci. Era un modo di lavorare veramente in cui ognuno poteva dare il meglio. E è in quegli anni che vengono fuori questi principi. È in quegli anni che si riflette, forse il clima politico era favorevole a questo, che si riflette su questi principi. E purtroppo sono questi gli anni in cui questi principi mostrano tutta la loro urgenza, oltre che validità, rispetto a quello che stiamo vedendo. E non parlo soltanto delle brutture finali a cui abbiamo dovuto assistere, a cui assistiamo, ma parlo proprio di questa evoluzione, involuzione che il diritto penale ha avuto, che non è di ieri. Certo, lo spazzacorrotti o i pacchetti sicurezza
Questo è, come dire, il punto in cui da un piano inclinato è finito il piano inclinato e si è caduti nel pozzo. Ma il piano inclinato è un pezzo che c'è. È un pezzo, ci sono ragioni storiche, molto prima di Tangentopoli, dalla metà degli anni Ottanta, qualcuno ricordava la legge Fanfani Reale. È lì che si è cominciato a respirare una cultura che è una cultura poco sensibile a quei principi. Poi le cose sono andate purtroppo sempre peggio. E allora oggi purtroppo questa cultura è peggiorata enormemente. È una cultura pervasiva che non è nata ieri, è andata peggiorando continuamente. Quando noi sentiamo affermazioni per cui bisogna avere più persone in carcere, per avere questo bisogna, lo dice un illustre magistrato, ma non lo dice come sua voce singola. Anzi, ci dice questo è il parere non solo mio, tant'è vero che io prendo 3.000 voti e non sono per la mia corrente, ma sono per me, sua dichiarazione, perché è una mentalità pervasiva che c'è in ampi stati della magistratura, forse anche in ampi settori dell'avvocatura, ma sicuramente c'è nella società che ha perso la sensibilità per i principi e per le garanzie. Se è vero che il diritto penale è quell'equilibrio difficile tra esigenze di difesa sociale e esigenze di garanzia, in cui il cursore va messo in grande equilibrio, oggi questo cursore oramai da tempo è tutto sbandato verso uno dei due poli. Ed è un fatto, torno a dire, culturale a cui bisogna reagire. Allora, la sua opera non è solo un'opera importante perché ha aperto grandi porte, ha aperto grandi filoni di ricerca, ma perché dice con chiarezza delle cose che sono di grande attualità. Richiamarci alla riserva di legge come tale, alla tassatività come tassatività della norma, non della interpretazione, eccetera. E potrei continuare a lungo. È veramente il regalo più grande che Franco Briccola ci continua in questo senso a fare, e che bisogna avere il coraggio di riaffermare e di praticare, non solo nei convegni in cui stanno sempre tutti d'accordo, ma nella realtà dell'amministrazione della giustizia, perché altrimenti parliamo della Costituzione e dei principi e facciamo solo ipocrita opera di conservazione e di peggioramento della situazione. E dunque, siccome Lorenzo Picotti deve andare via, non gli diamo la parola per niente e lo saltiamo. Così. Oppure do 5 minuti. No, grazie Lorenzo. Tieni. No, grazie, scusatemi, ho con grande dispiacere l'impossibilità di trattenermi. Si sente? No. Trattenermi al pomeriggio perché avevo già fissato un impegno a Firenze per presentare il nostro volume sui cybercrime, tanto per fare un po' di pubblicità. Ecco, però veramente ho piacere di dire due parole in ricordo di Franco Briccola, proprio come allievo, anche se non è facile condensare in poche parole tutti i ricordi e contenuti di un rapporto con il maestro che è durato 20 anni. Benché rivista a distanza di un quarto di secolo, con il cannocchiale rovesciato del maggior tempo della nostra vita ormai trascorso, potrebbero sembrare pochi. Ma sono stati 20 anni straordinariamente intensi e decisivi, devo dire, per l'indirizzo non solo del mio studio e della mia formazione scientifica, ma anche delle mie scelte di vita professionali ed accademiche e per i risultati poi raggiunti. La maggior parte dopo la sua impensabile scomparsa, ma tutti maturati durante il tempo del suo insegnamento e del mio non sempre facile percorso di crescita. L'ho conosciuto che ero studente di diritto in una facoltà bolognese effervescente, non solo di idee, specie per me che provenivo dal Veneto e da una Verona all'epoca ancora molto chiusa, in una tradizione cattolica che purtroppo oggi ci tocca forse per taluni aspetti rimpiangere. Ebbene, il fascino del diritto penale, quale diritto del potere punitivo, con tutte le sue forti radici e implicazioni storiche, filosofiche, politiche, da mettere in discussione e scandagliare in profondità, è legato indissolubilmente al fascino intellettuale di Franco Briccola,
alle sue lezioni pacate ma taglienti, che ci avviluppavano in un discorso logico, persuasivo e sempre critico nel senso etimologico del termine, capace di schiuderci davvero quei nuovi orizzonti della scienza penale che dalla stessa carta di Enrico Ferri aveva voluto indicare un secolo prima, per aprire al rinnovamento del metodo dell'analisi e dei compiti stessi del penalista nell'epoca moderna, di svelare le radici del diritto vigente, per comprenderne gli scopi e le contraddizioni, a partire dal tentativo perenne di strumentalizzazione da parte del potere politico, ma anche la resistente trama interna di un sistema, come insegnava il suo maestro Pietro Nuvoloni, costruito su principi di garanzia da preservare e su solidi concetti dogmatici, vere e proprie costanti, elaborate nell'incessante lavorio della dottrina, da rafforzare. Questo ha preso dal maestro, insieme all'esigenza di mantenere e svilupparne la coerenza, proprio per assicurare la capacità di adeguarsi alle sfide continue della realtà storica in cui deve concretamente operare, superando o meglio criticando l'inadeguatezza della frammentazione casistica della giurisprudenza e soprattutto gli interventi di un legislatore immancabilmente che insegue o paventa l'emergenza perenne, se non scopertamente le esigenze del marketing propagandistico. Questo approccio critico, solidamente fondato sulla lettura ed esegesi attenta del dato positivo e sulle acquisizioni scientifiche, è stato insegnato e praticato da Franco Bricola, che lo ha sempre riempito dei valori democratici, liberali, solidaristici della Carta Costituzionale, che egli ci rileggeva, riproponeva e anche riscopriva incessantemente, portando alla luce sempre nuovi risvolti e collegamenti nella trama delle norme forgiate dall'esperienza della lotta al fascismo e alla Resistenza. Ricordo, accanto alle lezioni, già stato detto, le sue esercitazioni, che ci coinvolgevano fin da studenti e poi da suoi allievi, in approfondimenti di interventi sulle novità legislative, giurisprudenziali e anche dottrinali, ma ricordo in particolare, paradigmaticamente, le riflessioni sull'articolo 3 della Carta e sulla valorizzazione in particolare del suo capoverso, da leggere quale promessa di una giustizia sociale che non poteva non coinvolgere anche il diritto penale, la sua lettura e la sua prospettiva di indispensabile riforma, superando la cornice repressiva del codice Rocco e del sistema carcerario esistente. Voglio poi ricordare soprattutto la scelta e l'elaborazione della mia tesi di laurea su un tema a lui caro, che avevo però proposto io, ovviamente sulla base di riflessioni e stimoli nati dal suo insegnamento e anche dalla nuova normativa in quel tempo emanata. Si intitolava «La discrezionalità nel diritto penale vista anche alla luce delle più recenti riforme», intendendo per recenti quelle del 1974, quella mini-riforma Vassalli, estrapolata dal decreto legge da un più ampio disegno di riforma della parte generale del codice, rimasto come tutti i precedenti e i successivi inattuato, su cui il gruppo penalistico dell'Università di Bologna si stava esprimendo, con una lettura critica collettiva, nata dal dibattito collettivo che coinvolgeva anche i processualisti, Massimo Nobile e Giulio Illuminati soprattutto, mi ricordo, il famoso quadernetto o libretto verde sulle linee emergenti della politica criminale edito al Mulino, antesignano della questione criminale, in cui si evidenziava la scelta rinunciataria con la quale il legislatore stesso demandava alla magistratura, per aprire le maglie troppo rigide del codice Rocco, la gestione della necessaria attenuazione del rigore punitivo carcerario, operando attraverso istituti però estranei alla commisurazione della pena entro i suoi limiti edittali e difficilmente riconducibili quindi allo schema e al perimetro della discrezionalità segnato dall'articolo 133 del codice penale, perché estesi al bilanciamento di ogni tipologia di circostanze, anche speciali ed autonome, alla continuazione anche tra reati eterogenei, alla piena facoltatività della recidiva, in una cornice raddoppiata di possibile sospensione condizionale, peraltro rimasta vuota di contenuti effettivamente risocializzanti o rieducativi. Una discrezionalità giudiziaria, dunque, libera ed estesa fino ad invadere l'ambito delle scelte di politica criminale che il legislatore non aveva voluto o potuto fare, facilmente condizionabile dalle contingenze emergenziali del momento, del resto emblematicamente recepite nella coeva legislazione a tutela dell'ordine pubblico, emanata di fronte alle minacce ravvisate parimenti nei movimenti studenteschi ed operai di quegli anni e nella recrudescenza della criminalità comune dedita a sequestri di persone ed estorsioni. Anni di dibattiti accesi, anche di studio intenso, perché fortemente motivato sul piano politico e culturale, che mi portarono ad una prima grande scelta esistenziale alla quale fu Franco Bricola a pormi di fronte, seppure discretamente,
o proseguire in una prospettiva di attività forense legata allo studio di mio padre, avvocato a Verona, pur mantenendo un legame di collaborazione e confronto con Bologna, o partire per la Germania, per un serio periodo di ricerca scientifica e confronto con la dogmatica d'Oltralpe e non solo, sviluppando un tema monografico che, alla luce del mio primo scritto che sfiorava il problema del dolo specifico nei delitti di moda in quegli anni, di violenza e resistenza pubblico ufficiale, lui stesso mi suggeriva di sviluppare e di approfondire in tutti i suoi risvolti, dogmatici e di compatibilità o meno con i principi costituzionali, appena evidenziati nella sua famosa voce sulla teoria generale del reato, da lui magistralmente redatta proprio in quegli anni. Così scelsi, non esistendo del resto all'epoca neppure il dottorato di ricerca, e con un primo timido mese di prova, nel luglio 81, appena sposato, dicendo a mio padre ed anche a Gabriella che sarebbe stato solo un breve periodo estivo a Freiburg, presso il mitico Max Planck Institute, diretto ancora dal professor Hans Heinrich Rescheck, dove fui accolto come in famiglia, specie grazie a Frau Johanna Bosch, che aveva per Franco Bricola un'ammirazione umana e scientifica straordinaria che traslava ai suoi allievi. Imparai il tedesco, studiai la dottrina tedesca, ma non solo, conoscendo amici e colleghi di tutto il mondo, una vera crescita culturale e una grande apertura mentale che mi fece prolungare la permanenza per diversi anni e poi mi costrinse ad un continuo ritorno che permane annualmente, quasi fino ad oggi. Ma furono mesi ed anni anche di lungo travaglio, in cui si protrasse con la mia permanenza in Germania soprattutto la stesura, la rielaborazione del mio lavoro, arrivato, se non ricordo male, a 5 versioni provvisorie, prima della pubblicazione definitiva nel 1993, dopo momenti davvero molto duri, segnati dalla scomparsa prematura di mio padre, dalla presa in carico del suo studio legale, dal mancato successo in concorsi per ricercatore a Bologna e poi per professore associato dopo una stressante procedura elezione accademica a Roma, soprattutto per le insorte difficoltà di intendermi e di avere ancora piena fiducia nel mio maestro. Mi ricordo il timore, se non addirittura la vera angoscia, nel chiamarlo per telefono con voce che mi tremava, per avere un appuntamento che magari poi all'ultimo momento veniva spostato o in cui mancava. Mentre io ero proprio dalla famiglia, arricchita dalla nascita di 3 meravigliosi figli, ma di cui avevo ormai la corresponsabilità e che dovevo però sistematicamente lasciare per recarmi a Teramo, dove infine avevo ottenuto il mio primo posto di ruolo come ricercatore, non però così vicino a Verona, o a Freiburg, dove insistevo a proseguire nella mia ricerca, passando quando occorreva per Bologna. Sono stato sul punto di desistere ed ho rinunciato perfino per un certo tempo a cercare di parlare col maestro. Ma allora fu lui a scrivermi. Una lettera che ancora conservo. Una lettera che ancora conservo, per fortuna non esistevano email e occorreva una bella busta francata su carta pregiata con tanto indirizzo postale, in cui sostanzialmente mi chiedeva se avessi fatto altre scelte, se queste mi soddisfacevano e se volevo parlargliene. Ecco, è stato il segnale concreto, garbato ma chiaro, che gli stava a cuore. Che del mio percorso si preoccupava e si faceva carico. Ricordo sua moglie, la cara indimenticabile Marina, che una volta ci disse, dopo la sua scomparsa, in una di quelle cene gradite di allievi che organizzava per colmare il vuoto incolmabile in cui si era venuta con noi a trovare, che Franco ci aveva sempre presenti, che aveva per ognuno un suo piano, un pensiero costante per come trovare per ciascuno lo sbocco più adatto del cammino intrapreso. E così è stato anche per me. Non ha mai smesso di leggere le pagine da tiro scritto che gli portavo o gli mandavo per posta, anche da Freiburg, i capitoli che si succedevano, finalmente riprendendo quota in un disegno che seguiva il metodo da lui appreso. La ricerca storica, la comparazione non solo normativa ma anche dogmatica, la disamina critica che cercava di andare oltre le terminologie, le etichette, le categorie correnti, superando la squama esteriore delle norme o di concetti tra loro traslatici per cercarne la radice e il significato più profondo, secondo scansioni di un'effettiva indagine scientifica. Così, con piccoli segni a penna blu, diceva Alessandro, piccoli rombi, è vero, a fianco di alcune parole o frasi, orecchie
gli angoli di alcune pagine da riesaminare o spiegare meglio, questioni riproposte, suscitate da alcuni passaggi di cui parlavamo, mi ha guidato a sviluppare un pensiero che comunque restava mio e che rispettava per la sua grande libertà e, diciamo così, riconoscimento, insomma, anche scientifico del valore dei suoi allievi e comunque della loro libertà. E quindi giungeva a conclusioni accettabilmente coerenti, in qualche misura innovative, che egli aveva apprezzato, infine imponendomi solo di chiudere, di staccarmi dal prodotto così a lungo e tortuosamente incubato, che non volevo lasciare. Questo è un libro da cattedra, mi aveva detto infine, per incoraggiarmi alcuni anni dopo l'insuccesso del concorso per l'associazione. E quella promessa ed auspicio, in effetti, si è realizzato seppur solo dopo che ci ha lasciati tanti anni fa. Che tuttavia non mi sembrano così lontani, perché la sua nitida e fine intelligenza, la sua profonda sensibilità umana, che hanno accompagnato e permeato il nostro cammino dall'età giovanile fino alla maturità, non solo accademica, hanno lasciato un segno importante, un vero insegnamento in me come nei suoi tanti allievi, con cui infatti permane, nonostante le diversità di percorsi e delle scelte di vita, un legame che ancora oggi ci dimostriamo e dimostriamo agli altri, onorando con commozione il nostro debito di riconoscenza. Scusate. Tra le tante cose che tu hai detto, ripensando anche a quel libretto verde che tu dicevi, Linee Emergenti, ecco, è importante sempre vedere anche come, e riandare a vedere appunto anche la sua opera, come sia d'attualità anche questa sensibilità a quello che accadeva attorno al diritto penale. Noi sempre stiamo attenti a non guardare la realtà con i paraocchi, perché ci può essere un sistema che ha un diritto penale estremamente garantista, ma poi basta guardare da una parte o dall'altra del mondo, magari ad opera, che so io, il manicomio giudiziale, per di farlo diventare uno strumento di controllo sociale, magari al posto del carcere, guardiamo ad est, si poteva dire allora, vale. Oppure non guardiamo solo il diritto penale, guardiamo anche le misure di prevenzione, che sono snobbate, sono un po' amministrative, perché se vogliamo dare un giudizio di un sistema dobbiamo guardarlo tutto. E allora proprio le tappe, per esempio, importanti che andrebbero ripercorse, qualcuno ha ricordato il convegno di Alghero sulle misure di prevenzione, in cui allora si discuteva della legittimità costituzionale e radice di misure di prevenzione, oggi è il sistema forse più efficace e più reale nella sua brutalità rispetto all'orizzonte penale complessivo. Non parliamo poi dell'interpretazione di questo sistema, per cui si possono applicare, si dice poi, la giurisprudenza anche a chi è stato assolto. Ricordo che quando intervenne la riforma carceraria, noi intervenimmo, cioè il professor Briccola e noi intervenimmo con quel volume che alcuni ricordano, perché la sensibilità al carcere, che in fondo il penalista puro pensava che, pensa che una volta accettato e finito il reato c'è la condanna, dopo in fondo non è più questione del penale. E ricordo quel seminario a cui seguì poi quel volume sul carcere riformato, come ricordo appunto quell'altro volume sulla riforma psichiatrica, che è anch'essa di quegli anni. E non voglio rubare, dicevo, altro tempo per me, ma darlo invece a chi ancora deve intervenire, il professor Zanotti, che appartiene anche lui alla schiera dei vecchi, se così posso dire, nostra. Non è un merito, dicevo prima. Guarda, credo che bisogna parlare davanti a tutti questi. Giornalisti. Va bene. Io prometto la massima sintesi, perché come quelli che mi hanno preceduto, cioè, si sente. Funziona adesso? Si sente? Si sente? Come quelli che mi hanno preceduto e quelli anche che mi seguiranno, tutti abbiamo contratto un debito di gratitudine umana e scientifica con Franco Briccola difficilmente estinguibile, di tal che parlare molto, parlare poco non cambierebbe assolutamente nulla, data la dismisura dell'obbligo che abbiamo nei suoi confronti.
Vedete, non è abituale per me prendere la parola in occasioni commemorative. Prima di oggi l'ho fatto solamente in due circostanze, quando si trattava di ricordare due figure di amici scomparsi, a me entrambi cari, Roberto Landi e Gianfranco Bordoni. Però l'ho fatto con una latente, sicura riluttanza, non certamente per le persone dei commemorati, a me amici carissimi, ripeto, quanto perché consapevole del rischio di vedere affiorare e magari di cascarci dentro nell'aspetto peggiore che occasioni del genere presentano. L'aspetto peggiore è rappresentato dal fatto di prendere a pretesto l'assente per parlare liberamente e magari talora smodatamente soltanto di sé. E questo è un atteggiamento che in linea generale trovo deplorevole, ma sicuramente imperdonabile in un momento in cui noi ci troviamo qui a ricordare la figura, non tanto l'opera, ma la figura di Franco Bricola, che è stato per noi un amico e un maestro, per noi tutti i suoi allievi. Amico e maestro, per la verità nella mia memoria i due ruoli sono indistinguibili. Pensare a Franco come maestro e amico è un tutt'uno, anche se so benissimo quando è iniziata la data esatta in cui ha avuto inizio, diciamo così, la confidenza ufficiale tra Franco e la sua scuola, gli allievi della sua scuola. Probabilmente qualcuno lo ricorda ancora. Ricordo per esempio che c'eri anche tu, Riccardo. Era la prima riunione all'istituto giuridico dopo le vacanze estive del 1976. Era consuetudine che il maestro ci chiamasse per discutere dei programmi futuri. E al termine di questa riunione, in maniera semplice quanto imprevista, Franco ci propose di passare dal lei al tu. In maniera molto semplice, molto piana. Quello che non è stato semplice è abituarci al mutato modo di rapportarci con lui. Non fu semplice per tutti noi passare immediatamente al tu, però ce la facemmo. Di qui un rapporto di amicizia veramente autentico e soprattutto duraturo. Ma è possibile che esista amicizia tra un maestro e un allievo? Noi lo diamo quasi per scontato per la nostra esperienza, però andando per librerie mi è capitato tra le mani un libretto erudito e stilisticamente snello di Gustavo Zagrebelsky dal titolo seducente Mai più senza maestri. E allora scorrendolo ho notato che a suo parere un rapporto di questo genere, di amicizia autentica tra allievo e maestro, è addirittura impensabile. E mi ha colpito, tanto è vero che in maniera precisa e testuale Zagrebelsky prosegue affermando che occorre prima di tutto cominciare dal rigetto dell'idea falsamente democratica e ingenua che tra il maestro e l'allievo ci possa essere un rapporto paritario d'amico ad amico. Allora mi ha incuriosito. Il ragionamento è apparentemente semplicistico ma un pochino articolato. Lo pretenderebbe l'etimo della parola magister. Siccome magister evoca magis, per necessità linguistica al magis si associa il minus. E allora, se non ci può essere magis senza minus, vi deve essere una gerarchia lungo la quale scorre quella cosa misteriosa che chiamiamo magistero. Francamente io non ho capito se Zagrebelsky in questo punto generalizzi una sua esperienza personale o ambisca a tratteggiare un modello astratto e unico di maestro o di rapporto tra maestro e allievo. Quello che so per certo è che nella scuola penalistica bolognese le cose andavano assai diversamente e certamente quel rapporto paritetico che Franco ci offrì, ma anche pretese da noi, non riposava affatto su qualsiasi idea di falsa democraticità. Ma vedete, io non intendo affatto parlare dell'amico e dei tantissimi episodi
di vite che noi abbiamo vissuto insieme, divertenti, piacevoli, interessanti. Abbiamo vissuto nell'accademia, ma anche nella vita professionale. Del resto molti di essi hanno avuto una genesi e un modo di manifestarsi collettivo, per cui sono capitati e sono stati condivisi fra molti di noi e quindi nel nostro ambito sono reciprocamente noti. Ma episodi di questo genere appartengono al mio vissuto, appartengono ai miei ricordi e quindi non c'è ragione di parlarne. Ma della sua figura di maestro, viceversa, è bene parlare, soprattutto pensando e indirizzandoci a coloro che non hanno avuto l'occasione e la fortuna di conoscerlo personalmente. E quando l'ho conosciuto, dovremmo dire, hai detto bene tu Gigi, quando l'abbiamo conosciuto, perché è stata tutta una generazione di studenti che si sono affacciati alle lezioni di lui, quando l'abbiamo conosciuto, con ciò alludendo alla prima generazione dei suoi allievi, erano tempi che magari i contemporanei consideravano calamitosi, magari perché ignari di quelli che sarebbero seguiti. Perché parlo del 68, del momento delle rivolte studentesche, delle occupazioni, ma parlo del 68 non a caso, perché dalla Sorbona rimbalzò in Italia e soprattutto a Bologna uno slogan che ebbe fortuna, uno slogan che compariva sui muri della Sorbona: jamais plus des maîtres, mai più dei maestri. E magari qualcuno di noi, chissà se oggi a tanta distanza di tempo magari lo ricordo, lo confessa, può averlo anche pubblicamente scandito questo slogan delle manifestazioni pubbliche. Beh, pur avendolo magari declamato sulle piazze, noi non sospettavamo affatto, non sospettavamo minimamente che viceversa eravamo alla ricerca di un maestro. E lo abbiamo trovato. Lo abbiamo trovato incontrando Franco Bricola. E deve esserci un fondo di verità in quella frase che sembra un luogo comune, ma che tanto luogo comune non è. Che non sono i maestri che cercano gli allievi, quanto sono gli allievi a scovare i maestri. Per noi fu così. E noi abbiamo incontrato lui alle sue lezioni e questo incontro ha avuto un effetto, sotto un certo profilo, catartico. Ognuno di noi, credo, aveva orientamenti allo stato germinale, programmi di vita diversi. Io personalmente volevo fare il notaio, altri volevano dedicarsi al diritto civile, altri al diritto internazionale, ma tutto questo prima di incontrare Franco Bricola. L'incontro con Franco Bricola ha segnato irreversibilmente la nostra scelta, buono o fruttuosa che sia stata o meno, di diventare penalisti, e credo che in questo ci sia una ciclicità. Lo stesso Franco Bricola, per esempio, ogni tanto ci raccontava della sua esperienza, anche lui aveva orientamenti in itinere diversi, pensava a prospettive di carriera e di impegno diversamente orientate. Sì, finché non incontrò però Pietro Nuvolone, di cui anche per lui la decisione di diventare penalista. Ma allora dobbiamo chiederci, vorrei parlarvi, di com'era come maestro. Se io mi riferisco a questo aureo libello, non pensiate che io ne abbia un'idea estremamente, esageratamente negativa, c'è del buono certamente, ci sono molte cose che io non condivido, ma da questa figura ideale di maestro che tratteggia per Grabelsky vedo che lui enuclea tanti difetti che rendono pericolosa e inquinata un'attività delicata e difficile, che è quella appunto del magistero. Ma sono tutti difetti che io non ho mai riscontrato nella personalità di Franco Bricola, per esempio dalla monumentalità e del suo voler apparire come un essere superiore, al narcisistico compiacimento dell'autocitazione. Nulla di tutto questo era più estraneo alla sua personalità. Certo, una dose di giusta autostima, una forte convinzione nelle sue idee e neanche di una tenacia battagliera nel difenderle. Ma tutto questo non ha niente a che fare con la patologia a cui allude Grabelsky.
soprattutto c'è un tratto assente che ha sempre caratterizzato Bricola e che viceversa nella figura ideale di Zagrebelsky il maestro dovrebbe necessariamente esibire: l'autorità. Guardate, non l'autorevolezza, dice proprio l'autorità Zagrebelsky, cioè un maestro non può esistere senza autorità. L'ho cercato di decrittare, se magari non capissi male io e volesse intendere qualcosa d'altro, ma non è questo che intende Zagrebelsky, dice proprio autorità, perché lo esprime diverse volte come se l'autorità fosse di necessità implicato dalla nozione gerarchica di gerarchia che impedisce al maestro di poter essere amico dell'allievo. Può anche essere, può capitare in altri ambienti accademici, può essere capitato e può continuare a capitare. Quello che però so è che non era la regola e non era il connotato della scuola penalistica bolognese. Bricola, che io mi ricordi, non ha mai esercitato poteri autoritativi, ma gli è sempre stata riconosciuta autorevolezza, questo sì, indubitabilmente. L'autorevolezza, che era un diritto che nessuno ha mai pensato di mettere in discussione. Esercita forse autorità un maestro che non impone temi di ricerca, che rispetta qualsiasi elaborato, purché ovviamente osservante di alcune imprescindibili condizioni metodologiche di correttezza, e che magari non sia totalmente in linea con tesi prospettate in scritti del maestro in elaborati precedenti? Io penso proprio di no. Ma questo era lo stile consueto di Franco Bricola, che era attento alla propria libertà intellettuale e proprio per questo rispettoso della libertà intellettuale degli altri. Poi vedete, in definitiva non si parla soltanto di libertà intellettuale, che Bricola ha sempre rispettato, anzi direi forse maniacalmente, così come maniacalmente è stato rispettoso sotto un altro profilo. Se noi parliamo di autorità, dobbiamo pensare che la nozione è pericolosamente espansiva e il maestro che volesse esercitarla ben difficilmente si limiterebbe all'ambito strettamente accademico, ma sarebbe tentato quasi naturalmente di controllare, perché no, magari anche sindacare le scelte o i comportamenti nella vita privata dell'allievo. È l'atteggiamento che è semplicemente inconcepibile per Bricola, il cui rispetto per la privacy, dimmi se sto esorbitando, Gigi. Ancora tre interventi, ma non voglio. No, guarda, ho poche frasi. No. Vedete, questo atteggiamento rispettoso di Bricola era mantenuto anche quando magari la vita privata di qualcuno, parlo della mia, per la sua tumultuosità nelle relazioni che sono sentimentali, avrebbe potuto incoraggiare un controllo di questo tipo, ma Bricola non l'ha mai fatto. Così come non è espressione di autorità una raccomandazione, non so quanto imperativa, ma che fu in ogni caso ripetuta, data a noi giovani assistenti: mai intrattenere rapporti confidenziali troppo futili e spregiudicati con le studentesse. Forse in allora noi lo sentimmo questo vincolo nella sua rigidità o come un po' demodé, solo poi ne abbiamo compreso non solo la saggezza ma anche l'intima moralità. E vedete, io vi parlo degli aspetti che ricordo di più della figura del maestro, è una figura irripetibile peraltro e non ha molto senso che vi parli della sua opera e della sua intelligenza profonda. La sua opera la testimonia e lì la potete consultare, è la persona che voi non potrete conoscere nella sua interezza. Si trattava di un'intelligenza profonda e anche assai elegante. Vedete, Bricola non era particolarmente elegante nella persona, ma lo era e totalmente nel pensiero. Per cui oggi, quando per esempio sono a contatto con manifestazioni istituzionalmente volgari, che sono state citate prima, di chi dice questo signore deve marcire in galera, ecco, penso che in un dialogo immaginario
di sapere quello che Bricola potrebbe osservare al proposito, così come della variante, questo signore lo mettiamo in galera e buttiamo via le chiavi. Per la verità è una volgarità che deve aver sentito anche in vita, perché non è di adesso, e qui forse i nostri politici hanno avuto dei maestri, ma cattivi maestri di allora, e sappiamo dove rintracciarli. Però è anche vero che la sua intelligenza profonda ci manca anche per vedere gli sconvolgimenti presenti. Tutti parlano di una bassura difficilmente raggiungibile e preconizzabile. Io credo che ci sia qualche cosa di più e di peggio. Facevo questa riflessione pensando agli studi di Bricola sulla legislazione dell'emergenza, sulla norma eccezionale. La norma eccezionale, per quanto perverta il sistema, in qualche misura si dimostra coesistibile col sistema. Cosa che non riesco più a concepire per i nuovi prodotti normativi, che non hanno una funzione pervertente, hanno una funzione eversiva, sono contro il sistema. Mi piacerebbe sapere, per esempio, cosa ne può pensare, di una legge ad personam che toglie un privilegio, che toglie un beneficio, l'articolo 4 bis, e che lo toglie per giunta ad personam. Io questo non l'avevo capito né immaginato, se non che da distratto osservatore della televisione trovo un esponente politico del governo che dice: finalmente siamo riusciti a mettere in galera Formigoni. Penserei che il 4 bis fosse proprio una norma ad personam, ma l'eversione è trasversale. Ora, pensate a Bricola quando controcorrente si pronunciava contro l'analogia in bonam partem, sembrava andava contro il coro, una voce fuori dal coro. In realtà ammoniva che i privilegi o valgono per tutti o non devono valere per nessuno. E qui hanno ascoltato e malamente compreso la sua lezione. Ora, certo, devo confessare che quello che più mi manca è la sua profondità intellettuale, il suo acume, il suo vedere dentro le cose, o vedere le cose con occhi nuovi, che era una sua caratteristica. La perdita dell'amico è stata dolorosa assai, ma devo aggiungere che la perdita del maestro è stata irreparabile. Disastroso. Per darvi un esempio molto molto minimale, immaginatevi il disorientamento di un navigatore solitario che perda la bussola, gli cade in mare. La scomparsa di Bricola ha avuto per me questo effetto. Prima la complessità di un problema trovava un'ultima istanza, parliamone con Franco. Ma tutto questo prima. E Franco, con quella generosità che è stata segnalata, mai avrebbe negato il suo aiuto. Ma tutto questo prima. Ogni tanto io penso che sarebbe stato piacevole invecchiare insieme, perché la sua operosità intellettuale, veramente straordinaria, avrebbe fatto premio sulla mia pigrizia e avrebbe avuto probabilmente un effetto contagioso, almeno per me. Maestri, grandi maestri di diritto penale, di grande longevità, noi ne abbiamo avuti, avrebbe potuto essere così anche per Franco, ma voi sapete, il destino ha deciso diversamente. C'è una bella, anche se triste, immagine di Schopenhauer che condensa l'inquietudine di invecchiare nella sensazione che il Nilo stia per arrivare al Cairo. Noi possiamo solo rammaricarci che per Franco Bricola ci sia arrivato troppo presto. Grazie Marco, e tante cose hai
detto e tanti sentimenti, tanti ricordi hai rievocato in ognuno di noi. Ecco, c'è un aspetto soltanto che voglio toccare perché forse non è stato evidenziato. Quando parlavi di come si fa a fare i maestri, no? E come funzionavano i maestri e quanto sia importante forse che esistano. Una delle caratteristiche era anche quella che aveva predecessore Illustri, se vogliamo, di concepire un po' l'università come il luogo ideale, come dovrebbe essere, in cui non soltanto ci sono, come dire, i sacerdoti che fanno quel mestiere lì, ma che è un centro dove si può discutere e si può usufruire sia della possibilità di confronto che della possibilità di approfondimento, e quindi che è aperto a cerchi concentrici, chi lo fa di mestiere, chi fa un altro mestiere ma lì può attingere. E nel caso nostro, per esempio, io ricordo che citai questa cosa che Bricola aveva scritto presentando le reminiscenze di Cattedra e Foro nella prefazione della Fisi, cioè questo fatto che all'università ci sono quelli che lo fanno il mestiere, ma vengono anche gli avvocati che vogliono continuare a avere contatti e a studiare, i magistrati che vogliono, e ce ne sono. La nostra scuola ha avuto anche questo. Cioè, vabbè, c'è il nome viene prima, Riccardo. Riccardo era un valentissimo giovane studioso che poi ha scelto, continuando peraltro credo a studiare, di fare un'altra cosa. Paolo Fava, un nome che a voi non dice nulla, era molto bravo, aveva scritto una cosa ottima. Poi ebbe un'opportunità professionale in quel di Bolzano e per scelta di vita andò lì. Ma vi dico questo ricordo, questo mio fatto personale, per dire e semplificare questo concetto. Quando io per avventure della vita e della mia storia universitaria andai a Trento, che fu la mia prima cattedra, per la verità la seconda, ma dopo un periodo salernitano poco significativo, e dopo aver insegnato tanti anni invece in un altro posto ancora, perché allora si girava ed era una grande ricchezza nostra e delle università, specie. Andai a Trento e presi il possesso di questo piccolo ufficio, sentii bussare alla porta e si presentò un signore che era Paolo Fava, faceva già l'avvocato, avvocato di successo, Bolzano, eccetera, e disse: sono qua, vorrei fare l'assistente volontario. Dico: Paolo, non esiste più l'assistente volontario. Beh, lo reinventiamo. E lui collaborò, continuando a fare l'avvocato, ma collaborò fattivamente. Faceva un seminario il pomeriggio. Coinvolgemmo un altro magistrato che mi piace ricordare, Cerqua, che era magistrato a Bolzano e che faceva un corso pomeridiano di diritto penale e tributario. Mi piace ricordarlo anche perché era molto vivace, oltre che era questo bell'accento maceratese che non aveva perso nonostante fosse lontano da Macerata. Abbiamo fatto gli scritti in suo onore, che poi ma è stato bravissimo, eccetera. Quindi questo posto d'incontro, io ricordo che a Trento, mi ricordo, coinvolgemmo con grande fatica proprio gli avvocati, che spesso, diciamo, siamo un po' testoni. E quindi superare queste barriere che hanno ragioni profonde e a volte veramente terribili. L'università in questo senso. Anche in questo io voglio ricordare questo atteggiamento di Bricola che ci ha insegnato a provarlo a fare, che non esclude il confronto brutale, anzi la franchezza, che è il primo passo necessario per potersi capire ed intendere. E scusate questi minuti rubati, pregherei adesso il professor Stefano Canestrari di... Grazie. È già acceso questo. Sì, questo è già acceso. Già acceso benissimo. Grazie. Allora, anch'io naturalmente sono estremamente, estremamente commosso. Io devo dire la verità, mi torna spesso il pensiero, Gigi, tu ti ricorderai di quando andammo in Francia, a Parigi, noi, e insomma questo ricordo mi torna spesso e mi commuove molto. Vorrei dire alcune cose. Innanzitutto Bricola, io l'ho sempre... Ho sempre visto questa morte di Bricola come una morte sul campo. Ho visto
studioso dal punto di vista accademico, universitario, sempre presente all'università, sempre dedito all'università, sempre disposto al dialogo con gli studenti innanzitutto, oltre che con noi. Poi veniva segnalato molto, molto bene questo tema e questo aspetto. Non era un maestro che divora i suoi allievi, che tende a prendere dai suoi allievi, ma tende prevalentemente a dare, con un grandissimo affetto, e questa è una caratteristica anche molto bella, con una grande curiosità intellettuale rispetto all'uomo che aveva di fronte. Ed era un modo, secondo me, che si legava anche alla sua visione del diritto penale, che è molto collegata all'uomo e a come l'uomo interpreta il suo rapporto con la pena, con la sanzione, con il rimprovero. E poi altre cose sono importanti e vanno sottolineate in questa sede. Maestro Bricola, il nostro maestro Bricola non è stato soltanto maestro nostro, ma è stato maestro dell'intera Accademia. Perché questo? Perché nella sua opera, nel suo pensiero, conviveva un diritto penale magna carta del cittadino, magna carta del reo, e un diritto penale come tutela dei beni fondamentali, dei beni giuridici di rango costituzionale. Questo gli consentiva di avere un dialogo serrato con tutti e tre i filoni politico-culturali ideali che hanno scritto la nostra carta costituzionale: liberale, cattolico e socialista, marxista, di sinistra, sul termine, il terzo termine può avere declinazioni diverse, ma tutti e tre i filoni politico-culturali, i filoni ideali che hanno scritto la nostra carta costituzionale, in quegli anni hanno fatto riferimento a Bricola. E infatti Bricola è stato il maestro di un'intera generazione di studiosi, è stato il nostro maestro, ma un maestro dell'intera generazione di studiosi. Tu, Gigi, ti ricorderai, come tutti gli allievi si ricordano, il legame stretto con Stella, la cultura cattolica, con la Statale di Milano, Giorgio Marinucci, la cultura, diciamo, marxista, di sinistra, socialista, le declinazioni possono essere diverse. Il pensiero liberale di Pietro Nuvolone, il suo maestro. E tutti gli allievi di queste aree, di questi filoni politico-culturali, hanno fatto in realtà riferimento a Franco Bricola. Perché? Perché andava superata la stagione autoritaria e illiberale del codice penale Rocco del 1930, vigente ancora. E quindi la carta costituzionale, il modo in cui Bricola ha visto la carta costituzionale come fondamento e limite del diritto penale, ha consentito a Bricola di essere maestro di un'intera generazione. Fiandaca, Politano, ma quanti hanno visto in Bricola il proprio maestro? Questo naturalmente ha consentito a Bricola di essere colui che ha fatto penetrare nella nostra cultura giuridica l'umanità dell'articolo 27, primo e terzo comma della Costituzione. È una idea fondante del pensiero di Bricola, l'umanità del diritto penale, il principio di colpevolezza come necessità di un legame soggettivo, di un coefficiente psichico, di un coinvolgimento psicologico tra l'autore e il fatto. Questa è l'umanità del diritto penale, contro quindi a un diritto penale della vendetta. Questo legame tra il 27 primo e terzo comma è nella testa di Bricola, è nell'opera di Bricola. Inoltre, naturalmente, l'idea di trovare l'ancoraggio al concetto di bene giuridico non solo gli consente di avere un dialogo fecondo e fertile con tutte le tre visioni politico-culturali che hanno scritto la nostra carta costituzionale, ma gli consente anche, a mio parere, e qui secondo me Nicola Mazzacuva ha scritto delle parole importanti, dal punto di vista tecnico, di ricostruire tutte le diverse tipologie
delittuose ancorate a un fatto, un risultato, un evento, una conseguenza, un esito e non a una visione etico-morale priva del necessario ancoraggio con l'offesa, con l'esito, con il risultato offensivo. E inoltre gli consente anche, nell'opera di Franco Bricola, di convocare l'intera società a costruire l'idea di un diritto penale come extrema ratio, come ultima ratio, non un nostro problema esclusivo di scienziati e studiosi del diritto penale, ma come problema di tutta la comunità. Perché la ricostruzione del bene giuridico di rilievo costituzionale significa chiedere l'apporto delle scienze empiriche di riferimento, richiede l'apporto delle comunità scientifiche, richiede l'apporto prima ancora delle discipline giuridiche che vengono prima del diritto penale, della criminologia, dei fattori che generano il problema della criminalità. Ed è per questo che oggi, ora come allora, sono convocate le comunità scientifiche, le comunità accademiche, gli operatori del diritto, le eliti intellettuali, perché a mio parere ora come allora c'è un ritorno a una stagione politico autoritaria di soggetti politici che non fanno riferimento ai valori fondanti della nostra, che non nascono e non si nutrono dei valori fondanti della nostra carta costituzionale. Il pensiero liberale, il pensiero cattolico, il pensiero socialista, di sinistra, marxista, chiamiamolo come abbiamo voglia, hanno creato una miscela fertile e seconda. Per questo Bricola è stato maestro di tutta la scienza penalistica di quegli anni, perché tutta la scienza penalistica voleva superare l'approccio tecnico-giuridico, ma illiberale, autoritario del codice penale del 1930. Il rischio di un ritorno a una stagione autoritaria, illiberale, c'è. Ora, come allora, gli allievi di Franco Bricola, che non sono poi soltanto oggi gli allievi di Franco Bricola, ma anche gli allievi degli allievi di Bricola, Foffani, Fondaroli, Manes, ne vedo tanti qui, sono essi stessi allievi della scuola, e cito solo quelli che ho visto qui, ora come allora siamo chiamati ancora a difendere i valori della nostra carta costituzionale. Grazie. Grazie Stefano, tutto cenno alla deintellettualizzazione tipica del populismo che, come è stato anche recentemente rilevato in un bel articolo, è sempre la premessa, anche se storicamente durante i tempi sono diversi, al regime autoritario, insomma, l'opposizione a ciò che è intellettuale, a ciò che è università, a ciò che è sapere, eccetera. E rispetto al codice del 30, qui il discorso, ma a caso, nei convegni che abbiamo fatto per 15 anni sui grandi temi del diritto penale con l'associazione Bricola, che è merito nostro ma è merito anche di questa metodica, di questo insegnamento, e più volte siamo tornati. Prima della parola vorrei salutare il professor Fabio Roversi Monaco, che ci onora della sua presenza e più volte è stato tra l'altro stamattina evocato proprio come collega, amico di quella bella stagione dei nostri maestri, anche se praticamente siamo coetanei, ma dei nostri maestri e ai quali quindi molto dobbiamo, e che davvero mi fa piacere che sia qui oggi nel ricordo di Franco Bricola. Dario Rossi. Questi sono quelli buoni. Si sente? Sì. Grazie Gigi, grazie della
invito a essere qui oggi, ci tengo particolarmente per il mio rapporto personale con Franco Bricola, anche se io non sono un penalista, ma come dirò, sarò molto breve, questo come dire, non è mai stato un ostacolo, anzi è sempre stato parte del rapporto particolare, insomma, che avevo con Franco Bricola, del quale io ricordo un rapporto che è durato esattamente 10 anni, nel senso che io incontrai Franco Bricola quando varcai la soglia della facoltà di giurisprudenza nell'autunno del 1967 e ebbi con lui un fruttuosissimo rapporto di amicizia, di collaborazione culturale, soprattutto fino al momento in cui io fondamentalmente lasciai l'Italia mi recai negli Stati Uniti per un periodo parecchio lungo che durò fra una cosa e l'altra un buon 16 anni, e quando io rientrai anche proprio grazie, no, alla attività e all'incoraggiamento di Franco Bricola, purtroppo fu proprio quell'anno accademico 1993-1994, alla fine del quale poi lui ci lasciò. Ma di quei 10 anni, che furono 10 anni molto intensi, come voi potete ben capire, io un ricordo molto vivo. Il primo fu di quel primo anno, quando io, giovane matricola, appunto entrai nella facoltà di giurisprudenza, anno 1967-1968, la famosa occupazione della facoltà di giurisprudenza dal marzo al maggio del 68. Qualcuno prima qui ricordava il maggio francese. Forse venne ripreso dopo l'estate, perché io ho ancora questi documenti in cui proprio si cita, no? No, ma è interessante la cosa, anche perché prima mi sembra Marco ricordava il maggio francese, insomma, sostanzialmente a Parigi cominciarono, quando noi stavamo tirando le prime somme, insomma, no, della occupazione di giurisprudenza, e il segno, insomma, del grande impegno civile di Franco Bricola, io credo, fu anche nel fatto che fu uno dei pochissimi docenti, l'altro mi sembra di ricordare fu Federico Mancini, che continuarono a fare lezioni, soprattutto a fare seminari in occupazione, varcando peraltro assai miti Picchetti che erano a presidio di tale occupazione. E io lo conobbi e mi rimase molto caro, anche dal punto di vista, diciamo, dei miei del mio apprendimento giuridico, come docente di diritto costituzionale, perché quell'anno Bricola, oltre a essere, lui credo che fosse arrivato da pochissimo da Sassari, oltre a essere docente di diritto penale, insegnava diritto costituzionale. Alcuni anni dopo Bricola ebbe la grande generosità, e ho sentito da molti usare questo termine nei suoi confronti, e ci tengo a sottolinearlo e a ricordarlo ancora, ebbe la grande generosità di permettermi di fare una tesi di laurea in diritto penale che aveva esattamente questo titolo. Si tratta, come dire, di un reperto storico in un certo senso, per cui vale la pena di sottolinearlo: ricerca per una teoria marxista del delitto e della pena, no, niente poco di meno. Ne venne fuori una cosa mostruosa, in parte forse dal punto di vista concettuale, ma soprattutto dal punto di vista materiale, perché era una tesi lunghissima, mi sembra di 600 pagine, per cui non ci stava in un volume solo e dovetti dividerlo in due tomi. Nel primo tomo era dedicato al pensiero di Marx, il secondo era dedicato al problema del diritto della pena nel paese del socialismo realizzato, fra virgolette. Non solamente
Franco si lesse tutte queste 600 pagine, so per certo che le lesse per riscontri che ha potuto fare, ma anche gli toccò di combattere molto efficacemente in seduta di laurea per concedermi la lode, perché c'era il filosofo del diritto, Guido Fassò, mi sembra che fosse, che insomma aveva dei problemi, no, di confini di materia tali, confini che all'epoca venivano presi con molta serietà, no, con molta con molto impegno rispetto, no, a quanto si trattasse di diritto penale, quanto si trattasse invece di filosofia del diritto. Questa generosità io continuai a farne l'esperienza quando Bricola allora cominciava questo rapporto con Alessandro Baratta, e quindi mi invitò a recarmi da Baratta a Saarbrücken per vedere se magari in quella direzione, ecco, trovavo anche sponde magari disciplinarmente più adatte alla mia indole. Dopodiché mi piace ricordare la fondazione della rivista diretta da Franco Bricola e Alessandro Baratta, La questione criminale, che ancora fu una grande palestra di generosità da parte di Bricola e di Baratta, perché in fin dei conti una rivista che insomma lui non solo ci concesse, ma quasi ci chiese, no, di fare a me, a Massimo Paverini, ai coloro che cominciavano a chiamarsi in quel periodo la scuola penalistica bolognese, insomma, no? E che è un, credo che insomma appartenga alla storia sia del diritto penale che della criminologia di questo paese. Nello stesso periodo invitò Paverini e me a occuparci di questa unità di ricerca della grande ricerca del CNR che lui aveva organizzato e che vide in pochi anni praticamente passare tutti i grandi rappresentanti del diritto e non solo del diritto italiano, quel nucleo di ricerca che poi diverrà in seguito il testo di Massimo e mio, Carcere e Fabbrica. E anche nei lunghi anni che io passai negli Stati Uniti, che in un periodo vedevano dei miei rientri anche molto saltuari e molto insomma abbastanza rarefatti, un passaggio comunque cui io non volevo mai mancare e cui lui si sembrava prestarsi volentieri tutte le volte, era un incontro che in genere si svolgeva a un tavolo della trattoria La Santa di via Urbana, che era vicino, no, al suo studio, e dove lui molto spesso, credo quasi ogni giorno, si recava per pranzare. E poi Franco fu assolutamente fondamentale nel mio rientro a Bologna, in quanto volle reinaugurare una cattedra di criminologia, anzi in quel primo anno si chiamava di sociologia criminale, purtroppo titolo che poi purtroppo si è perso, che aveva taciuto nell'Ateneo bolognese, credo, da decenni, insomma, fin già dagli anni della scuola positiva, insomma, se non sbaglio. Ora, fra noi vi fu sempre un sentimento di stima e di rispetto che assai poco aveva a che fare, come si sarà capito a questo punto, con la disciplina del diritto penale, ma che sicuramente molto aveva a che fare, io credo, con quello che a mio avviso è uno dei tratti più distintivi del grande maestro, e cioè la richiesta agli allievi di farsi non già una sorta di pallida copia del maestro, ma di essere, di divenire se stessi
ciò che essi aspirano a diventare, che aspirano ad essere. Anche per questo non potrò mai abbastanza dire, come molti altri hanno detto prima di me questa mattina, grazie Franco. Interdisciplinarietà sia stata un carattere importante della storia della nostra scuola, iniziata proprio da Franco, che all'epoca aprì questo filone di interesse attraverso i contatti con Baratta, e in cui poi i frutti, come dire, i lavori poi di Pavarini e Melossi, di Melossi in particolare ed altri, e anche questo all'epoca era un'apertura difficile. Pensate che allora la criminologia, c'era ancora la criminologia clinica italiana. Io ricordo che da studente mi portarono con Di Tullio a vedere il manicomio criminale, insomma, eravamo veramente trogloditi rispetto a questo, aprire questo filone di interesse. Io ricordo molto bene, perché accompagnai il maestro la prima volta a un incontro con Baratta nel 1969, era aprire un mondo che oggi può sembrare scontato, sia aperto e contiguo al nostro, ma che allora certo non lo era. E Sandro Melchionda, forse dopo quello e ti do questo. Ecco, questo là. Sì, grazie. Grazie per avermi voluto qui con tutti. Vista anche l'ora, sarò veramente telegrafico. Mi limiterò solo a un ricordo brevissimo e a un piccolo aneddoto che si collega proprio al tema che è oggetto di questa sessione, cioè l'insegnamento di Franco Bricola, visto soprattutto sul piano accademico. È ovvio che per me, come per tutti, lo avete percepito, è motivo di grande emozione essere qui e ricordare il maestro che per primo mi ha fatto appassionare allo studio del diritto penale, e credo difficile poter aggiungere altro a quanto già è stato detto dagli allievi che già sono intervenuti. Certo, in tutti noi, in tutti i suoi allievi, l'impronta del suo insegnamento è rimasta fortemente impressa, e personalmente, anche ripensando agli anni della mia formazione universitaria, conservo ancora ben presente oggi la consapevolezza di alcuni tratti salienti, di alcune caratteristiche illuminanti del suo insegnamento. Bricola ci avvicinava allo studio, parlo veramente di una ricordo da studente, ci avvicinava allo studio del diritto penale, innanzitutto con quel corso di istituzioni di diritto penale che è già stato ricordato e che aveva come oggetto di studio quelle famose dispense, pure già ricordate, che lui ci raccontava avere scritto durante una vacanza pasquale e poi dopo data alla stesura definitiva dei suoi allievi. E in quelle dispense, in quelle famose dispense, chi le ha studiate lo ricorda bene, si partiva da una prima parte di tipo storico, nella quale Bricola partiva dall'illuminismo, poi si dedicava allo studio della scuola classica, della scuola positiva, della terza scuola, il tecnicismo giuridico, per poi passare alla seconda parte, tutta legata all'analisi di quei principi costituzionali che lui proponeva all'attenzione di noi studenti prima ancora di entrare nello studio del diritto penale. Noi ci formavamo sullo studio della storia del diritto penale e dei principi costituzionali in materia penale prima ancora di conoscere il diritto penale. Ed era poi così, sulla base di queste conoscenze preliminari, che ci faceva avvicinare allo studio di una materia che fin dalle prime lezioni lui ci insegnava a valutare con uno spirito critico, valorizzando soprattutto quella prospettiva politico-criminale che sempre ha rappresentato l'obiettivo finale di tutte le sue riflessioni. In questo modo lo studio veniva così guidato da una immediata consapevolezza valutativa che lui arricchiva anche con il costante richiamo della comparazione giuridica. Andate in Germania, ci diceva in quegli anni a studiare, verso la quale, appunto, comparazione alla quale lui richiamava, sollecitava l'attenzione e nello stesso tempo, lasciatemelo dire, l'attrazione di tutti noi.
Ora, fra le tante occasioni di lezioni che ho potuto seguire di Bricolo, ne voglio ricordare una in particolare perché è un ricordo comune a molti dei presenti. Nel 1984, poco dopo la mia laurea, poco dopo l'inizio del mio percorso di studio così post-universitario, Bricola si trasferì all'Università di Roma, dove all'Università La Sapienza, dove ha insegnato per qualche anno per poi rientrare a Bologna, dove poi ha terminato, purtroppo molto presto, la sua carriera. Bene, in occasione della prima lezione romana, tutti noi allievi bolognesi ci organizzammo a sua insaputa per farci trovare presenti nell'aula. Eravamo tutti là seduti in prima fila. Fu una grande sorpresa per lui. Poi, superata l'emozione, se vogliamo così, anche di questa sorpresa, Bricola tenne una lezione che io ricordo ancora con grande ammirazione, oltre che emozione. Partì dalla presentazione del codice penale italiano, chi era presente lo ricorderà bene, partì appunto, dicevo, dalla presentazione del codice penale italiano dando conto delle sue caratteristiche strutturali, del contenuto ideologico, tecnico-giuridico di quel codice, per poi riprendere in via retrospettiva tutto il percorso storico dall'illuminismo alla scuola classica, alla scuola positiva, che aveva anticipato l'avvento di quel codice. Passavo poi a chiarire come quel codice fosse stato politicamente condizionato dal regime dell'epoca e procedeva poi ad analizzare l'avvento dei principi costituzionali che lui già in quella prima lezione presentava agli studenti come fonte primaria per una radicale rifondazione, non solo politica, del sistema penale italiano e dalla quale lui traeva spunto appunto per legittimare l'esigenza di una valutazione consapevolmente critica in ottica politica criminale della successiva evoluzione della legislazione positiva. Io ricordo, ho un ricordo ancora affascinato di quella prima lezione romana, se mi consentite un ossimoro, fu un mirabile esempio di sintetica completezza. Fu l'esempio di un approccio iniziale al corso del diritto penale, al quale, con massima umiltà, confesso e con la consapevolezza dei limiti che mi distinguono dal modello, mi sono sempre ispirato nel corso della mia successiva esperienza didattica. Conservo con affetto quel ricordo e spesso, a fronte delle tante novità degli ultimi 25 anni, tanti sono quelli che si separano dalla sua scomparsa, mi sono sempre chiesto come oggi Bricola riproporrebbe quella sua prima lezione di diritto penale, come la riproporrebbe oggi con tutto quello che si è verificato dopo, la svolta europea, la svolta sovranazionale, temi ai quali lui tanto aveva dedicato ma che non ha conosciuto nella sua attuazione. Certo, pensare a come lui oggi riproporrebbe quella prima lezione con tutte queste novità mi fa sentire ancora più forte la sua mancanza. Nel contempo però è un sentimento che mi fa sentire ancora forte, vivo, l'affetto e la gratitudine che gli devo, che gli dobbiamo tutti per l'insegnamento che ci ha lasciato. Vi ringrazio. Grazie Sandro, non l'ho detto prima, lo dico ora, sono previsti anche interventi che se non riusciamo a fare stamattina possiamo fare oggi pomeriggio alla ripresa di eventuali altri allievi o non allievi che volessero intervenire, già il professor Foffer mi ha pronunciato un breve intervento, se altri lo vogliono fare, non so se il dottor Rossi vuole farlo o altri, se non avremo tempo stamattina possiamo alla ripresa ricavarci un piccolo spazio di tempo prima del programma, ovviamente un piccolo spazio per consentire poi lo sviluppo del programma. Dulcis in fondo. Grazie. Gabriele Fornasani. Grazie Gigi. L'abuso della presenza di un auditorio è un reato grave, lo dico da penalista e quindi cercherò di non commetterlo intrattenendomi solo per pochissimi minuti con qualche flash, non ho preparato nulla di scritto e l'ho fatto apposta perché sapevo che in questo caso avrei scritto cose che sarebbero state ripetizioni di quello che altri avrebbero detto.
e quindi mi limiterò davvero a pochi flash, partendo dal fatto che mi sembra quasi incredibile che il mio rapporto di allievo è durato 12 anni, dalla mia laurea alla morte di Franco Bricola, e da allora ne sono passati più del doppio. Mi fa impressione perché l'intensità di quei 12 anni nella mia vita, non solo professionale, è stata un'intensità enorme. E anch'io condivido con quello che ci ha raccontato questa mattina l'avvocato Trombini, la medesima vicenda. Mi scrisse giurisprudenza per caso, per esclusione, senza alcuna vocazione come giurista, senza nessuno in famiglia che mi volesse obbligare a fare l'avvocato o il magistrato. Mi scrisse veramente per caso, decidendolo la sera prima dell'ultimo giorno in cui si poteva immatricolare. E nei primi mesi, se non nel primo anno o due, la vocazione non aumentò, rimase a un livello molto basso. Poi arrivò l'anno accademico 79-80 e frequentai le lezioni di Franco Bricola e forse di innamoramento esagerato parlare, ma certamente capii cosa mi stavo perdendo, capii che ci si poteva perfino appassionare al diritto, mi sembrava una cosa incredibile, e in particolare al diritto penale. Sostenni l'esame il giorno del mio compleanno con una commissione molto rigorosa formata dal professor Bricola, dall'avvocato Rossetti, dal professor Zanotti, che mi torchiò per benino. Dopodiché chiesi la tesi, cominciai a lavorare la tesi e nel contempo mi avvicinai al diritto penale, e lo stesso Bricola ci consentì di avvicinarci molto grazie alle esercitazioni, grazie al fatto che ci invitò, Stefano lo ricorderà, a partecipare anche a un paio di riunioni della redazione di questione criminale. Erano riunioni veramente intense, una palestra di apprendimento straordinario, molto più che leggere articoli, e facevamo anche riunioni abbastanza drammatiche per la verità, come quella in cui si decise di sciogliere la rivista. E quindi la mia vita fu rivoluzionata da allora. Cosa ricordo del dopo, dell'essere stato allievo di questo maestro? Del maestro ricordo l'ironia e l'autoironia. Ricordo il tratto umano, qui delle opere, come diceva prima Marco Zanotti, non è il caso di parlare perché le conoscono tutti. E il tratto umano lo posso certificare con un paio di velocissimi episodi. Su se stesso, era un uomo dalle idee molto forti e molto forte nel difendere le proprie idee, ma disponibile a confrontarsi, disponibile al dialogo, disponibile anche a cambiare idea su quello che non era il nucleo forte dei propri convincimenti. Io, come gran parte dei componenti della mia generazione, ho fatto un lungo periodo di studio in Germania su invito di Bricola, l'ho fatto volentieri, contrariamente a molti altri che partirono un po' torto collo, a me l'idea piaceva, rimasi molti anni e mi fu assegnato un tema che era quello della categoria della inesigibilità, Unzumutbarkeit. Pensate che stamattina Petragnani aveva problemi con Tatbestand. Il problema è che il mio maestro aveva una certa sua idea su questo principio, cioè intendeva che io andassi a fare uno studio approfondito per criticare la possibilità che questa categoria penetrasse il nostro ordinamento. Condivido questa vicenda un po' con Massimo Donini, che fece un lungo periodo anche lui su un tema molto particolare, finendo per sostenere tesi che non erano quelle che pensava il maestro originariamente. Il maestro non ci ostacolò mai, però, anzi, per qualche modo agevolò la nostra carriera, riuscì a farci decollare anche nell'ambito accademico, nonostante il fatto che avessimo sostanzialmente disatteso le attese, scusate la cacofonia, ma evidentemente non so quanto l'abbiamo mai veramente convinto, tuttavia l'idea del confronto delle idee era quello che c'era di fondamentale nel suo insegnamento. Un altro episodio: un giorno ci troviamo al pranzo alla Trattoria della Santa, già menzionata precedentemente da Dario, era il posto dove si andava a trovarlo, perché lì mangiare bisognava, e quindi lui non rinunciava ai piaceri della tavola, come sappiamo, e quindi li riceveva, molti di noi li ricevevano non tanto in studio all'università quanto durante il pranzo alla Santa. Ero con un giovane collega allora, oggi professore di diritto penale, il quale magnificava un lavoro di Bricola che era il primo libro, Dolus in re ipsa, già più volte menzionato, e diceva quanto questo libro è stato fondamentale per poter redigere un suo lavoro, quanto lui aveva consultato, quanto gli aveva ispirato. E Bricola, dopo averlo lasciato parlare a lungo, in silenzio, disse: vede dottore, gli confesso che se io quel libro dovessi descriverlo oggi lo farei completamente diverso, smontando il povero collega che pensava di aver dato un tributo indimenticabile. E le altre cose pochissime che voglio ancora ricordare riguardano
quello che me lo ha reso anche simpatico, oltre che un maestro, erano le sue goffaggini, molte delle quali io condividevo, nel senso che erano proprie anche di me. Per esempio, lo dico allora stamattina, Marco Zanotti non si vestiva molto bene. Io ho questo ricordo che è in una fotografia a casa mia, io non ho, ho anche quella fotografia naturalmente, ma ne ho anche un'altra, ed è quella di quando mi sono laureato. Bricola era, ci lavoravamo insieme lo stesso giorno, io e Alessandro, l'8 luglio dell'82, era un giorno di un caldo terrificante, ma terrificante, e ci laureammo tutti in manica di camice, anche Bricola, che presiedeva la commissione, la bellissima commissione con Massimo Nobili, Carla Faralli. Bricola mi stringe la mano vestendo una impresentabile camicia marrone a maniche corte, quanto di più out of fashion si poteva immaginare. Io stesso non ero da meno, per la verità, devo confessare. Alessandro no, lui era perfetto come sempre. L'altra goffaggine è la timidezza. Parliamo di un gigante del pensiero, penso siamo tutti d'accordo su questo. Era una persona evidentemente molto timida, molto tetragona all'idea di affermarsi. Si diceva prima, come avvocato mai aveva frequentato i giornalisti, ma c'era anche, non c'era solo un calcolo, c'era anche una ritrosia, una timidezza naturale che lo caratterizzavano. E l'ultima cosa riguarda, ancora nel tratto umano, la sua capacità di trattare con le persone anche nei momenti difficili. Come molti di noi, come chiunque ha fatto carriera accademica, quasi chiunque, il percorso non è mai molto rettilineo, ci sono alti e bassi, ci sono grandi soddisfazioni alla fine e ci sono momenti un po' di difficoltà e disagio, un concorso perso, magari sentendo una certa ingiustizia in questo. A me questo capitò e devo dire, un po' come ha ricordato prima anche Lorenzo Picotti nella sua esperienza, io tratto poi grandissima forza dal modo in cui lui riuscì a parlarmi in modo, non dico amichevole, ma con una grande umanità. Amici non siamo stati, forse c'era troppa differenza di età, sono 24 anni, ci siamo sempre dati rispettosamente del lei, cosa che a me andava benissimo, io ai miei collaboratori a tutti do del lei e pretendo il lei, non mi dispiace affatto questo. E questo non tolse mai il fatto di sentirsi vicini nei momenti veramente difficili, momenti importanti, non era quello il punto. E l'ultima cosa che dico, con cui concludo queste mie pochissime disorganiche parole, è che sì, è vero, dobbiamo dirgli grazie, un grazie incommensurabile, e rimpiangiamo tanto il fatto di non avere più una bussola presente. Ma quello che manca di questa bussola è solo la presenza fisica, perché noto questo, lo ricordava forse prima anche Stefano, la nostra scuola anche in sua assenza ha avuto molta importanza proprio perché veniamo percepiti come allievi suoi. Credo ancora oggi sia così. Ancora oggi vale qualcosa quello che viene fuori dalla scuola penalistica di Bologna, perché ancora c'è questa figura che continua a emergere, continua a essere presente. Quindi di quella lezione abbiamo perso il maestro, abbiamo perso la vita fisica del maestro, ma la lezione per fortuna era talmente importante, talmente grande, che è rimasta molto viva. Grazie. Allora, do la parola al professor Foffani, poi eventuali altri interventi li faremo il pomeriggio. Sì, sì, poi ci fermiamo, c'è un lunch, dicevo di lunch. Grazie, mi ricollego agli interventi ultimi dei colleghi e amici che hanno appena parlato. Anch'io, come loro, ho conosciuto Bricola alla fine degli anni 70, quando ero studente dell'Università di Bologna, e mi trasmise da subito, al primo contatto, la sensazione epidermica di un docente con uno straordinario carisma e con una passione autentica per la didattica e per il rapporto con gli studenti. La prima conoscenza, me lo ricordo, fu in consiglio di facoltà, allora fui per un anno rappresentante degli studenti e mi ricordo i dialoghi con lui in quella sede, la sua attenzione sincera ai problemi degli studenti. E poi ci fu, come per tutti, il contatto con quelle mitiche dispense già più volte evocate stamattina del corso di istituzioni di diritto penale, al secondo anno,
allora tenuto quell'anno da Franco Tagliarini. Dispense che mi condussero ad appassionarmi alla materia, tanto che già allora, da studente del secondo anno, mi diedi alla precoce lettura dell'estratto della teoria generale del reato che si comprava alla libreria Bonomo. Terza tappa, il corso di diritto penale, anno 80-81, un corso che seguì con grande passione e con grandi aspettative, devo dire, completamente soddisfatte. Bricola in quegli anni già esercitava intensamente la professione legale, ma quando veniva a lezione in università, sempre presente personalmente, era tutto e solo un professore universitario che trovava un autentico e percepibile piacere nell'insegnamento e nel dialogo con gli studenti. Ci fece studiare la parte generale sulla prima edizione del Mantovani, appena uscito quell'anno, un manuale per quei tempi molto moderno e che riprendeva tanti aspetti della teoria del reato di Bricola, a partire da quel principio di offensività, caposaldo della sua visione del diritto penale costituzionale, al quale è giustamente intitolata questa giornata in sua memoria, principio di offensività che ancora non compariva in quell'epoca in nessun manuale di diritto penale. Ho ancora un ricordo molto vivo e intenso dell'esame, maggio 1981, aveva appena bocciato 6 o 7 studenti consecutivamente e mi accolse dicendo «Venga, fofane adesso, viene una pausa lieta», mi mise subito straordinariamente a mio agio e l'esame fu davvero un piacere. Dopo la laurea in diritto penale commerciale con Nicola Mazzacuva, in una commissione di laurea che Bricola stesso presiedeva, nonostante si fosse appena trasferito a Roma, lo stesso Mazzacuva mi disse davanti a lui, lui è il maestro, e così cominciai a portargli per la lettura tutto ciò che scrivevo. Divenni così suo allievo e fu da parte sua un atto che definirei oggi, con il senno del poi, di felice e generosa incoscienza. Si erano appena laureati un anno e mezzo prima, nella stessa sessione di laurea, Stefano Canestrari, Alessandro Melchionda, Gabriele Fornasari, che mi hanno appena preceduto. Nessun altro maestro, credo, in quelle condizioni, in quei tempi, avrebbe preso un altro allievo. Già cominciavano per l'università i tempi delle vacche magre, anzi magrissime, i concorsi si stavano sempre più diradando, posti da ricercatore a Bologna non arrivavano assolutamente, era appena agli albori il dottorato di ricerca. Insomma, l'unica opportunità concreta per un giovane che volesse avviarsi alla ricerca erano le borse di studio per l'estero e su quelle, come tanti altri, mi gettai, iniziando, come altri che l'hanno già ricordato, una lunga e feconda avventura a Friburgo, nel Max Planck Institute, un'avventura davvero in mare aperto, senza intravedere la meta all'orizzonte. E vorrei sottolineare oggi questa sua felice e generosa incoscienza nell'accogliere e aprire le porte agli allievi, che magari allora qualcuno sottovoce criticava. Per me invece rappresenta una grande lezione per tutti noi anche oggi, il coraggio di spingere i giovani a coltivare una vocazione, una passione, anche al di là di considerazioni meramente utilitaristiche e delle prospettive immediate di collocazione professionale e di carriera. Franco Bricola accoglieva e seguiva tutti coloro nei quali credeva e intravedeva del talento, anche se razionalmente avrebbe dovuto chiudere le porte, e tanti altri maestri, se non tutti, all'epoca lo facevano, chiudevano le porte anziché aprirle. Era un maestro sempre piacevole, simpatico e scherzoso nel rapporto personale, ma straordinariamente attento nella lettura dei lavori dei suoi allievi e nei suggerimenti di lettura e di scrittura sempre mirati e utili. Un maestro sempre capace di metterci alla prova. Un paio di volte, quando andavo da lui a ricevimento, faceva finta di essere stanco, e con quel suo fare ironico e sornione diceva «Va di fare oggi lezione lei al posto mio». Era il corso di penale commerciale, dopo il suo ritorno da Roma, mi diceva «Lezione comincia fra un'ora, si prepari un po'».
e io ovviamente sudavo freddo, ma stavo al gioco e accettavo quella sfida. Erano i tempi, ricordo, del processo del Banco Ambrosiano, e lui mi chiese la prima volta di improvvisare una lezione di un'ora sulla disciplina penale dei gruppi di società, non proprio un temino da nulla. Ovviamente non era per nulla stanco, stava lì di fianco, attentissimo, era una specie di simulazione della prova orale del concorso d'associato, secondo le regole di quei tempi, ma gestita così, quasi scherzosamente e a sorpresa, secondo quelle che erano le corde del suo carattere. E chiudo con un ultimissimo ricordo, di un'opera purtroppo incompiuta per la sua improvvisa scomparsa. Mi riferisco al manuale di diritto penale dell'impresa, nel quale mi coinvolse nel 1993, nonostante fossi appena ricercatore, come coautore, insieme a lui, ad Alberto Alessandri, a Sergio Seminara e a Giuseppe Spagnolo. In vista di quel manuale intendeva pubblicare come dispense gli appunti del corso di penale commerciale, nel quale ogni tanto, nonostante fossi ricercatore a Catania, lo affiancavo. Nanni e Sirotti erano studenti di quel corso, mi ricordo. Ho ancora le audiocassette di quel corso che lui diligentemente registrò in vista della pubblicazione di quegli appunti che purtroppo mai videro la luce, così come quel progettato manuale che venne pubblicato solo un anno dopo la sua scomparsa, un manuale a lui dedicato e coordinato da un altro grande e indimenticato maestro come Cesare Pedrazzi. Tanti altri ricordi, emozioni, aneddoti si affastellano alla memoria, in particolare il tempo trascorso con lui nei suoi brevissimi ma intensi soggiorni a Friburgo durante il suo anno sabbatico nel 1992, ma il tempo è davvero tiranno e qui mi fermo con un ringraziamento ed un pensiero affettuoso al maestro. Qui è le 2:30 del giorno, un intervento, infatti, per esempio.